Sono pronti a partire i lavori di riqualificazione dei cimiteri di San Silvestro e dei Colli nel comune di Pescara. Interventi importanti di messa in sicurezza dei viali e di abbattimento delle barriere architettoniche nelle due strutture sono stati annunciati in una conferenza stampa presieduta dal sindaco Carlo Masci, dal presidente di Pescara Multiservice Benedetto Gasbarro e dall'assessore ai servizi cimiteriali Maria Rita Carota. Si parte già da lunedì e la riqualificazione dovrebbe interessare un periodo che va all'incirca intorno alla fine di settembre, primi di ottobre, anche per garantire la maggiore accessibilità possibile anche in occasione della ricorrenza dei defunti. Questi lavori sono necessari e attesi da tanto tempo. Attraverso un accordo quadro siamo riusciti a effettuare dei lavori per quasi 105.000 euro e questi lavori consentiranno di garantire la manutenzione straordinaria dei due loculari principali che si trovano nella parte a nord del cimitero di Colle Madonna, ma consentiranno anche ad esempio di risolvere tante problematiche che riguardano anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza di entrambi i cimiteri e di molti sentieri che sono all'interno dei cimiteri. Quindi ci saranno lavori che interessano ad esempio per quanto riguarda il cimitero di San Silvestro anche la camera mortuaria che attualmente ha un grave problema di accesso perché non c'è stato mai l'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi sarà realizzata una struttura per consentire l'accesso anche ai disabili e per poter garantire anche delle operazioni migliori anche di trasporto delle salme. Si tratterà proprio di una ristrutturazione di garantire delle maggiori sicurezza soprattutto gli anziani e comunque tutte le persone che frequentano il cimitero. Tra le novità annunciate anche il recupero di nuovi loculi da alcune stumulazioni. Attraverso un'operazione di estumulazione straordinaria che abbiamo attivato già 2 anni fa è stato possibile recuperare molti loculi, intorno ai 200, però sono in corso ulteriori verifiche da parte di Pescara Multiservice. Ci sono anche dei loculi che erano stati ricavati a seguito di una messa in sicurezza di un'altra parte del cimitero tra la parte nuova e quella vecchia di Colle Madonna. Con la collaborazione molto attiva di Pescara Multiservice che gestisce come società in house del comune entrambi i cimiteri da quasi un anno, siamo riusciti insomma a programmare delle attività anche di estumulazione, di esumazioni che ci consentono insomma di avere almeno per il futuro prossimo una situazione abbastanza tranquilla.